Ciao ragazze! Allora, come sapete, quando io faccio i video avete due alternative. O c'è la luce di merda o sono dismessa. Indovinate oggi qual è l'alternativa? Ciao Giali, come stai? Tutto a posto? Sì, grazie. Sono cose che capitano, ho dei conflitti intellettuali con me stessa. Oggi andrò a fare, ma sei strana perché sono le 100 domande che nessuno ti fa, che se volete potete rispondere anche voi qua sotto. E ho già altri video in mente, in cui uno c'è anche la Vale, però quando viene a casa mia nei prossimi giorni lo registriamo, quindi per adesso accontentatevi un po' di questo video, un po' di transizione. Ho compiuto all'incirca da una settimana 2 anni sul canale, ben 2 anni, cavolo. 2 anni, quindi tate guri a me, tate guri a me, tate guri canale, tate guri a me, che poi anche voi, quindi tanti auguri anche a voi. Quindi cominciamo con questo video un po' per cambiare, non per cambiare, perché voglio fare prima questo video perché non c'ho voglia di registrare il video più serio che devo fare da sola e non posso fare registrare il video con la Vale perché non c'ho la Vale. Quindi, oh, mannaggia a me, quindi posso registrare momentaneamente solo questo video. Allora ricominciamo. Dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Che domanda ambigua, chiuse. Prendi i campioncini dagli alberghi, cioè sai quando vi lasciano gli shampoo? E diciamo che sì, me li porto perché a me piacciono i campioncini, anche io non li uso, mi piace da vedere e basta. Ovviamente non le faccio tutte, faccio solo quelle più carine perché 100 domande sennò sarebbero un po' alla pressa. Hai mai rubato un cartello stradale da... No, però avrei un'avventura di una mia amica da raccontare, ma è meglio che non la racconto perché se no se guarda questo video... Ciao Marti, se guarda questo video mi ammazza di botte. Sei solito usare post-it? Sì, cioè l'idea ci sarebbe, solo che dopo li trovo inutili perché sono cartaccia. Però è così bello vedere tutto organizzato in post-it, se solo sapessi essere organizzata da non ridurle in cartacce inutili. Hai coupon? Tagli coupon e li usi? Diciamo che mi diverte l'idea di avere dei coupon. Ma non l'idea di avere, ma non l'idea di usarli, perché non lo so, sono strana, non lo so. Preferiresti essere attaccata da un grande orso o da un alveare? Allora, diciamo che se ci sono un alveare, tante api ti pungono tutte insieme e muori, lo stesso come muori se vieni attaccato da un grande orso. Diciamo che preferirei non essere nessuna delle due. Ma questa domanda è veramente una domanda ambigua. Non lo so, raga, oddio, ci avevo già pensato, però perché questa qua è una delle domande che avevo già visto all'inizio perché è una delle più famose di questo tag, quindi quella che ti ricordi. Però credo da un... non lo so, perché il morso... l'orso, perché alla fine l'alveare soffri per 1 ora, 2 ore, invece se ti attacca l'orso, alla fine hai quei 20 minuti di dolore e poi schiatti. Non devi stare tipo 1 ora a soffrire come un maiale. Hai le fossette? No. Nelle foto sorridi sempre. La mia posizione da foto è. Oppure. Quindi no. Diciamo che ogni volta che faccio una foto e sono contornata da persone che mi conoscono, ogni volta sono tipo. Io sono tipo così. E loro sono tipo. Si sta facendo una foto, io sono tipo va bene, potete pure calmarvi, tipo acida, acida inside. Hai mai fatto pipì in un bosco? No. Hai mai ballato anche se non c'era la musica? Ovviamente, ovviamente. Mangi le penne? No, diciamo che era un'abitudine che avevo da piccola. Adesso faccio tipo, le muovo tipo te. Prendi 2 dita e le muovi tipo così, pa pa pa.
Oppure facevo, cioè non è che la mordo, no, comunque per morderla non la mordo perché sono tutte intatte, ve lo giuro che sono tutte intatte le mie penne, le mie matite. Al massimo il tappo non mordicchio, ma non da mangiarlo, neanche da lasciare i segni, solo per... Beh, avete capito. Qual è la taglia del tuo letto? Una piazza e mezza. Qual è la canzone della settimana? Allora, l'altro ieri ho ascoltato Soli Assieme di Amy Schilla e devo dire che è stata un'esperienza mistica perché a me Amy Schilla, cioè Amy Schilla l'ho sempre ascoltata, qualche sua canzoncina l'ho ascoltata, ma non sono mai stata una che diceva che schifo Amy Schilla, ma non sono mai stata neanche una che diceva oh, che figo Amy Schilla, cioè per se figo è figo, non ho mai detto che bella la musica di Amy Schilla, sono sempre stata una neutrale, quindi sapere che mi piace una sua canzone è un'esperienza mistica, però ve la linko qui sotto, è una canzone veramente bella. Non per il testo, perché c'ha certe frasi che sono molto intense ed è anche per come è ambientato il video, è veramente una bella canzone, veramente molto bella, ve la consiglio perché se piace a me, che ama di rap o semi rap, che veramente non è che mi interessi molto come categoria, vuol dire che è veramente una canzone fica. È ok per te se i ragazzi indossano il rosa? Non vedo il problema. Continuo a guardare cartoni, certe volte se capita li guardo volentieri. Qual è il tuo ultimo film preferito? Una settimana con Marilyn, vi lascio il link del trailer qui sotto. Che cosa bevi a pranzo e a cena? Sempre acqua, in tal caso Pepsi. Qual è il tuo cibo preferito? Le patate. Quale film puoi vedere tantissime volte e rimanerne innamorato? Credo che sia anche qui Marilyn, perché sei il mio film preferito. Marilyn o Hunger Games? Più che Hunger, sì, Hunger Games e Catching Fire, tutte e tre. Sei mai stato una Girl Scout? No, ma è sempre stato un mio sogno. Poteresti mai nuda in un magazine? Se avessi un fisico accettabile, sì, ma dato che non ce l'ho, no. Qual è l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? All'incirca un 7 mesi fa. Cibo preferito? No, sandwich preferito? Mi piace quello di California Bakery, che in pratica è pane integrale. Sì, adesso vi dico tutte queste calorie. Pane integrale, crema al formaggio, uovo e bacon. Ragazzi, oltre a quella bomba calorica, è una buonissimo. Se andate a California Bakery, mangiatelo. Cosa migliore da mangiare a colazione? I cereali americani che mi mangerò a merenda. Di solito, quando vai a dormire... dipende, se c'è qualcosa in TV che mi piace, tipo giovedì e venerdì che c'è The Apprentice e per adesso è che The Apprentice e giovedì, no aspettate, tipo il lunedì che c'è Grey's Anatomy, il giovedì che c'è Snow's Kitchen, Masterchef e il venerdì che c'è The Apprentice vado a letto quando finiscono tipo verso le 10:30 e invece quando non c'è niente tutti gli altri giorni vado a letto verso le 9:45. Sei pigro? Non lo so, non credo. Quale segno cinese sei? Credo il topo, ma non... Sì, il topo, perché ho appena visto, sì, il topo. Quante lingue sai parlare? L'italiano e l'inglese, capisco qualcosa di spagnolo, ma non saprei... Cioè, capisco, ma non rispondo. Sei iscritta a qualche giornale? Allora, sono iscritta a Grazia, ma è come se lo fossi iscritta anche a Cosmopolitan, dato che lo compro ogni settimana. Hai mai visto soap opera? Sì, Beautiful. Chi è che non ha mai visto Beautiful? Canti in macchina? Sì. Canti nella doccia? Sì. L'ultima volta che ti sei fatto fotografare da un fotografo per fare il passaporto 2 settimane fa. Il Natale è stressante? Abbastanza, sì.
Hai mai avuto un'allergia per gli animali? No. Lavoro che volevi fare da piccolo? Io ero una persona così egoista, così egocentrica come molte persone su Ask mi descrivono, che da piccola non volevo fare la cantante, ma volevo fare la corista. Esatto, volevo fare la corista, non ditemi il perché, ma ero attratta, tipo, io guardavo, non buona, sì, c'era Buona Domenica, no? E quando c'era qualcuno che cantava, c'erano ste tizie nel coro dietro che facevano, che accompagnavano, beh, prendevano bene quelle tizie messe lì nel coro, in tutte quelle cose, nell'orchestra, quindi volevo fare anche io la corista Buona Domenica. Piccola Cialissa. Credi nei fantasmi? Sì. Hai mai avuto dei déjà vu? Sì. Prendi vitamine giornalmente? No. Indossi le ciabatte, indosso queste bellissime calze che possono essere simili a quelle che avete già visto in due o tre video, ma queste sono diverse perché hanno un altro disegno di... Oh. Oddio. Che cosa indossi per andare a dormire? Allora, ho comprato, che vedrete in un video haul, il pigiama incordinato. Se no prendo pantaloni della tuta e un pigiama, un pezzo sopra di un pigiama. Nike o Adidas? Nike. Hai mai preso lezioni di danza? Purtroppo anch'io ho fatto ste cagate. Per me, perché non sono brava, non perché la danza sia una cagata. Puoi incurvare la tua lingua? Sì. Che scena brutta, cioè. Ok. Le ultime tre, che ne avrò fatte tipo 60 su 100, però va bene. Tè caldo o tè freddo? In questo periodo d'inverno, quindi ti direi tè caldo. DJ o band al matrimonio? DJ. Hai mai fatto chirurgia plastica? No, ma quando avrò 26 anni potrò rispondervi di sì. L'ultima domanda. No, ti manca qualcuno in questo momento? No. E ultima domanda. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Quindi spero che questo video un po' di intermediario l'abbiate seguito e non vi sia annoiato, e non vi sia portato, e non vi sia portato, e non vi abbia portato troppi dolori psicofisici. E al prossimo video, ciao!